Cari amici Radio Telacquesio, buonasera. Veniamo al giornale a carattere locale di oggi. Apriamo come sempre con la situazione del coronavirus nel territorio della nostra regione del comune di Orvieto. I dati sono aggiornati a questo 19 gennaio alle 11.20. Siamo sempre in crescita, siamo arrivati a 26.008 cittadini positivi. Di questi 26.000, 25.794 sono in isolamento contumaciale, sono a casa dunque. I recuperati sono 214 e di questi 10 sono in terapia intensiva. I deceduti dall'inizio della pandemia sul territorio umbro sono arrivati a 1.575 cittadini. Per la realtà orvietana, anche questa giornata questo 19 alle 11.20, i positivi sono arrivati a 511. Di questi 509 sono in isolamento contumaciale, 2 sono i ricoverati. Dall'inizio della pandemia sul territorio del Comune Orvieto sono deceduti 26 cittadini. Tempi di bilanci, di proposte con questo arrivo del 2022. C'è stato anche l'incontro per presentare la relazione economica sociale dell'Agenzia Umbria Ricerche in quel di Perugia in questi giorni, con la partecipazione della stessa Presidente della Regione Donatella Tesei e con lei il commissario straordinario dell'Agenzia Umbria Ricerche, Alessandro Campi, e i due ricercatori che hanno curato la relazione, Mauro Casavecchia e Elisabetta Tondini. Su questa relazione si evidenzia come l'Umbria abbia reagito meglio della media nazionale, vedendo consolidarsi nel corso dello scorso 2021 le condizioni per ripartire. Dopo anni di difficoltà, in un contesto caratterizzato negativamente dalle ripercussioni dell'emergenza sanitaria, si vedono concretizzare i primi risultati delle misure attuate dalla Giunta regionale. Su questa presentazione abbiamo ancora anche alcuni interventi da parte dei relatori. Presidente, viene oggi presentato il rapporto dell'Agenzia Umbria Ricerche, l'Umbria che riparte, un'analisi economico-sociale della situazione della regione. Ecco, cosa emerge e quali sono le indicazioni che darà anche per la futura azione della regione? Beh, questa sicuramente è una giornata molto importante, prima di tutto perché attraverso l'elaborazione delle ricerche effettuate, i dati che sono stati forniti, emerge una Umbria in inversione di tendenza, quindi c'è un miglioramento dal punto di vista dei dati economici, ci sono degli elementi che dicono che l'Umbria sta reagendo secondo, anzi addirittura meglio della media nazionale, e quindi questo è sicuramente un dato confortante. Quello che a me preme mettere in evidenza è il ruolo strategico per noi e fondamentale di questa agenzia, completamente rinnovata, risanata, dove l'efficienza e le competenze in questo momento sono particolarmente evidenti. Non dimentichiamo che c'è stato un risparmio nella riorganizzazione di 250.000 euro, ma l'agenzia oggi è più efficiente ed è un supporto fondamentale anche per il decisore politico, perché attraverso le analisi puntuali della sistema economico-sociale regionale, questo sicuramente è di aiuto poi per le strategie che questo governo regionale sta portando avanti. La storia è partita un po' come al solito con le scelte che si fanno a mano durante l'anno e all'inizio dell'anno. Il caso di questo inizio 2022, si è partiti in maniera abbastanza critica,
qui ad Orvieto per le scelte che sono state fatte a proposito del piano regionale per i rifiuti, che prevede anche un ampliamento della discarica orvietana con tutto quello che ne consegue e anche del famoso inceneritore che dovrebbe realizzarsi in quel di Terni. Una cosa che va comunque rivista e di cui si sta parlando in queste settimane. Ora c'è un'altra storia che è entrata sopra questa, e è quella delle scelte che sono state messe in luce da parte del Presidente del Consiglio Comunale di Orvieto, Garbini, che nei giorni scorsi ha tenuto in solitario la conferenza stampa della Presidenza del Consiglio Comunale di Orvieto. Per problemi personali non erano presenti i due vicepresidenti del Consiglio, Silvia Perliccia della Lega Salvini per Orvieto e Federico Giovannini per il Partito Democratico. Il Presidente avrebbe modo di ascoltarlo nei prossimi giorni, se riusciamo ad avere la registrazione di questa conferenza stampa che si è tenuta in questi giorni. E c'è soltanto una nota data alla stampa in cui si evidenziano alcune momenti legati alle situazioni delle famiglie, delle imprese e poi ancora dell'attività scolastica, delle attività che si sono svolte all'interno del Consiglio Comunale e anche di questa di questo intervento, di questa possiamo chiamarla tirata d'orecchi, che il Presidente Garbini ha fatto a componenti del Consiglio Comunale e soprattutto l'affermazione che evidenzia questa cosa, cioè il Presidente Garbini avrebbe detto: noto che chi occupa i seggi in Consiglio Comunale interviene nel dibattito cittadino più per ottenere un titolo sul giornale che per programmare e progettare a lungo termine. C'è una generale miopia della classe politica cittadina che guarda all'oggi e mai al futuro di un territorio. E di questa tirata d'orecchie, logicamente, sia l'opposizione ma anche i rappresentanti della maggioranza non sono d'accordo, tant'è che partendo proprio da questo il rappresentante della maggioranza in Consiglio Comunale, qual è il consigliere Andrea Oreto, ha dato alla stampa una nota in cui evidenzia come il gruppo consigliere Forza Italia intende stigmatizzare le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Comunale di Orvieto, Andrea Garbini, rilasciate nel corso della conferenza stampa istituzionale di bilancio dell'attività della massima assise civica. Al di là delle considerazioni sulla classe politica cittadina, di cui lo stesso giovane Presidente fa parte per il ruolo istituzionale che riveste come esponente dei Fratelli d'Italia, Andrea Oreto scrive che riteniamo gravi le indistinte considerazioni sull'operato dei consiglieri comunali, frutto di giudizi del tutto personali e inopportuni per la carica che rappresenta. L'articolo 26 dello Statuto del Comune di Orvieto, al comma 1, lettera
e recita: il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio Comunale. Se le parole pronunciate dal Presidente riassumono realmente il suo pensiero sull'operato dei colleghi consiglieri, verrebbe certamente meno la fiducia e le condizioni per le quali è stato eletto. Per questo, conclude la nota di Oreto, confidiamo in un pubblico chiarimento e ravvedimento da parte del Presidente del Consiglio Comunale, perché non vogliamo e non possiamo sentirci rappresentati da chi, in maniera del tutto gratuita e strumentale, getta pubblicamente discredito, banalizzando e mortificando la legittima attività dei consiglieri comunali, che anche per quanto riguarda la comunicazione rientra nella normale didattica politica. Poi ci sono prese posizioni dell'opposizione come esponenti che riguardano varie rappresentanze politiche, come Cristina Croce della parte politica Siamo Orvieto, che evidenzia come il Presidente Garbini, ricorda che cerchiamo di fare ognuno la nostra parte senza voler dare insegnamenti a nessuno. Caro Presidente, chiude la nota di Cristina Croce, cerchiamo di fare ognuno la nostra parte senza voler dare insegnamenti a nessuno, che mi creda, non ne abbiamo facoltà. E poi c'è anche l'intervento dell'altro rappresentante di una parte politica in minoranza, che è il professor Franco Raimondo Barbabella, capogruppo di Prima gli Orvietani, che ricorda ancora al Presidente che le sue accuse sono inaccettabili e che serve invece unità sui temi essenziali, per cui si richiede una riunione dei capigruppo in Consiglio Comunale su specifici temi per lavorare insieme e trovare veramente la possibilità di uscire da questa situazione. E la nota di Barbabella conclude: diamo battaglia, caro Presidente, la realtà incalza su sanità, rifiuti, PNRR, istruzione, formazione, turismo, cultura, sviluppo, legge elettorale, ci giochiamo la partita del futuro. Le sta davvero a cuore il futuro e ritiene sul serio che ci sia un deficit di consapevolezza delle classi dirigenti politiche della città? Esca dai discorsi generici e prenda l'iniziativa. Lei un ruolo ce l'ha, lo eserciti, il momento è questo. Cordialità, Franco Raimondo Barbabella. Vedremo nei prossimi giorni se ci saranno dei chiarimenti, come tutti si aspettano, a questo proposito. Qual è la visione della città in senso turistico? E ancora su questa situazione che si è venuta a creare dopo questa conferenza stampa del Presidente del Consiglio Comunale, ma questa è una storia un po' più vecchia, ma sicuramente è la solita goccia che fa traboccare il vaso. Anche una delle rappresentanti in Consiglio Comunale Fratelli d'Italia, Beatrice Casasole, ha deciso di abbandonare il gruppo dei Fratelli d'Italia e confluire nel gruppo misto. Vedremo anche ulteriori evoluzioni nelle prossime tornate del Consiglio Comunale. E poi di queste ore anche una nota che è stata inviata alla stampa, ma indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale e ai Vicepresidenti del Consiglio,
di un rappresentante in Consiglio Comunale, quale Olimpieri, a proposito sempre delle dichiarazioni pronunciate dal Presidente Garbini. Il Presidente, scrive Olimpieri, rappresenta l'intero Consiglio, ricopre un ruolo istituzionale di garanzia, ruolo che è venuto completamente a mancare nelle dichiarazioni rilasciate alla stampa. In conseguenza delle considerazioni evidenziate, il sottoscritto consigliere comunale chiede la convocazione urgente della conferenza dei capigruppo al fine di conoscere le ragioni che hanno portato il Presidente del Consiglio a pronunciare alcune gravi e irrispettose frasi verso i consiglieri comunali. Dunque, come vedete, ogni tanto esce fuori una nuova presa di posizione e sicuramente nei prossimi giorni sapremo ancora di più. Intanto, in vista del secondo congresso nazionale del Partito Comunista Italiano, previsto per il prossimo mese di marzo, in Umbria si è dato corso alle assemblee delle strutture territoriali con lo scopo primario di rivedere, confermare o aggiornare il documento politico congressuale e poi aggiornare anche i nuovi ruoli di segreteria, coordinamento e rappresentanza. Per quanto riguarda la Federazione Orvietana, è stato eletto il nuovo segretario nella persona di Matteo Galli, eletto all'unanimità. Galli già faceva parte del comitato politico e delle segreterie locale e regionale, e presente anche il segretario regionale e quello uscente della federazione, che hanno formulato i migliori auguri per un proficuo e soddisfacente lavoro. Continuano gli impegni delle varie scuole per far conoscere le varie strutture scolastiche ai futuri studenti che stanno terminando entro questo anno la terza media. E così i cosiddetti open day, le giornate in cui si aprono le scuole dell'istituto per incontrare genitori e studenti e fare un po' il cicerone della situazione di quella scuola. Dopo la scorsa settimana, ora sabato prossimo 22 e domenica 23 gennaio, due giornate che è possibile in cui è possibile visitare l'Istituto di Istruzione Superiore Artistica Classica e Professionale di Orvieto, con le disponibilità anche dei professori. Saranno interessate le diverse sedi dell'Istituto, dal Liceo Classico al Liceo delle Scienze Umane, con l'acquisita opzione del settore economico e sociale, al liceo artistico nella palazzina Comando dell'ex Caserma Piave in piazza Cain e il suo professionale alberghiero di piazza Santa Chiara. 16 e 17 di gennaio si ricorda Sant'Antonio Abate, protettore degli animali. In maniera particolare questa festa si svolgeva anche nel centro storico di Orvieto, nella chiesa, nella piazza davanti alla chiesa che era dedicata a Sant'Antonio, nel centro storico, una chiesa che non è stata più utilizzata da molti anni, sconsacrata, è stata utilizzata anche per i corsi di preparazione quando si realizzò la famosa fabbrica della Lebole
a Fontanelle di Bardano e ora è attigua al Circolo delle Acli e si svolgono le attività attualmente della Libertas e di altre associazioni sportive. E tutto si è spostato qui ad Orvieto, nella zona di Orvieto Scalo, ma anche quest'anno, a causa della pandemia, tutto è rimasto al di fuori. E la festa di Sant'Antonio Abate è stata inserita nella iniziativa che si terrà in quel di Canonica, una delle frazioni di Orvieto, che fa parte della parrocchia Santa Lucia di Sugano. L'occasione è quella dell'inaugurazione dei lavori di restauro della chiesa Natività di Maria di Canonica, con alcuni momenti religiosi che vedranno intanto venerdì 21 alle 20:30 nella chiesa di Canonica la conferenza di presentazione e restauro della chiesa e dell'importanza storica della parrocchia di Sugano, con gli interventi dell'architetto Mauro Stella, direttore dei lavori, e dell'archivista Don Emanuele Fringuelli. Poi ci sarà la veglia mariana, visto che questa chiesa è dedicata alla Natività di Maria. Ci sarà una veglia mariana il 22 gennaio alle 20:30 con un'adorazione eucaristica sempre a Canonica. E infine la giornata del 23, domenica alle 11, ci sarà la solenne messa per l'inaugurazione di questi lavori con la presenza del nostro vescovo Monsignor Sigismondi. Al termine della celebrazione ci sarà anche la benedizione degli animali sulla piazza antistante la chiesa della Natività di Maria. Una iniziativa che già negli anni passati aveva visto questa parrocchia organizzare sempre a Canonica la festa di Sant'Antonio Abate. Altra iniziativa, questa volta si è tenuta nella giornata del 16 e 17, quella ad Acqua Pendente, dove il signore della festa, che viene nominato tutti gli anni, è ormai bloccato già dallo scorso anno con l'arrivo della pandemia. Anche quest'anno non c'è stata la consueta manifestazione popolare, ma due celebrazioni, una al sabato e una la domenica, scusate, una la domenica e una lunedì, all'interno della chiesa del Santo Sepolcro, con la statua del Santo. Domenica, giornata di Sant'Antonio, c'è stata anche la benedizione fatta sulla piazza del Duomo dal parroco acquesiano. Avete modo poi di seguire alcuni momenti di questa celebrazione nelle prossime celebrazioni sulla nostra emittente. Anche il Comune Parrano quest'anno ha partecipato all'iniziativa dell'ANCI tesa a attivare il servizio civile presso i comuni con il progetto Alla scoperta del paesaggio e dei borghi. Lo sviluppo del turismo sostenibile nei comuni minori. E così, presentato nel settore e area di intervento, educazione, promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile, sociale e dello sport, ha ottenuto due posti per il servizio civile. Le domande di partecipazione riservate ai giovani in età compresa tra 18 e 28 anni scade alle ore 14 di mercoledì 26 gennaio. Per 12 mesi
Questo progetto prevede un rimborso mensile di 433 euro e la possibilità di avere crediti formativi poi riconosciuti nell'ambito dell'istruzione o della formazione professionale. Ulteriori informazioni presso la segreteria del Comune di Parrano. Anche gli abitanti, anzi le amministrazioni che operano intorno al lago di Bolsena, hanno deciso di realizzare questa pista ciclabile intorno al lago di Bolsena con i fondi del PNRR. In questo scorso fine settimana si è tenuta presso la sala del Consiglio Comunale di Bolsena una riunione con la maggior parte dei sindaci dei comuni intorno al lago di Bolsena. Si presenta il sindaco di Bolsena Ottarelli, poi quello di Montefiascone De Santis, quello di San Lorenzo Nuovo Bambini, di Gradoli Mancini, di Grotti di Castro Piero Camilli e per comune di Capodimonte era presente il dottor Cesare della prefettura di Viterbo. Presenti anche esponenti della regione con l'assessore Troncarelli, il consigliere regionale Panunzi e il presidente della provincia Romoli. I sindaci hanno manifestato la volontà di realizzare questa pista ciclabile che possa essere strutturata in maniera sinergica al fine di dare una rete di collegamento a zero impatto ambientale che possa fungere attrattiva per i visitatori del lago di Bolsena e per tutti i cittadini. Le amministrazioni stanno lavorando per sfruttare i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e ora ci sarà in queste prossime settimane il piano operativo di lavoro che vedrà coinvolti gli uffici tecnici dei vari comuni. Anche l'Istituto Omnicomprensivo Leonardo da Vinci propone la giornata di apertura della scuola in quel di Acqua Pendente per invogliare le famiglie e studenti dell'ultimo anno delle scuole dell'obbligo a continuare il percorso formativo nel proprio territorio. L'ultimo appuntamento ci sarà il 22 gennaio alle 11.30 e il 23 gennaio alle ore 14. Occorre prenotarsi al numero telefonico 339 56 72 304 339 56 72 304. Chiudiamo con la situazione del coronavirus nella realtà viterbese. Sono 802, ieri erano 940. Oggi sono 802 i casi accertati di positività al coronavirus comunicati alle 11 di questo mercoledì 19 gennaio al team operativo coronavirus dell'ASL di Viterbo. Questi cittadini si ritrovano 235 a Viterbo, 49 a Vetralla, 45 a Montefiascone, 42 a Fabbrica di Roma, 36 a Vito Orchiano, 29 a Tuscania, 24 a Civita Castellana, 21 a Sutri, 19 a Montalto di Castro, così come a Tarquinia, 17 a Orte, 16 a Corchiano, 16 ancora a Soriano nel Cimino, 15 a Ronciglioni, 14 a Valentano, 13 a Marta, così come anche a Vignanello, 11 ad Acqua Pendente, così come 11 a Nepi, 10 a Caprarola, e poi ancora altri 10 a Grotti di Castro, 9 a Capranica, 8 a Blera, 8 a San Lorenzo Nuovo, 7 a Faleria, così come Oriolo Romano, Vasanello, e poi 6 a Calcata, 6 a Ischia di Castro, 6 a Monterosi, 5 a Bassano Integrina,
5 a Bassano Romano, 4 a Vallerano, 3 a Bagnoregio, 3 a Barberano Romano, 3 a Castiglione in Teverina, 3 a Pianzano, 3 a Villa San Giovanni in Tuscia, 2 a Castel Sant'Elia, 2 a Lubriano e uno ciascuno a Canino, Capodimonte, Celleno, Cellere, Civitella Agliano, Gradoli, Onano, Proceno e Vegliano. Come vedete la situazione è sempre più difficile, ricordiamo che il virus non va in vacanza, attenzione ai soliti raggruppamenti, stare distanti, portare la mascherina e soprattutto evitare i contatti vicini. Dall'inizio della pandemia sono deceduti sul territorio vitebese 491 cittadini. Delle persone positive al coronavirus, 33 sono attualmente ricoverate nel reparto di malattie infettive, 6 presso la terapia intensiva Covid, 12 presso la medicina Covid, 8.923 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Dall'inizio dell'emergenza Covid nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 27.143 tamponi, 1.872 nelle ultime 24 ore. Chiudiamo qui l'edizione del stasera del nostro giornale, vi ringraziamo per averci seguito e auguriamo a tutti una buona serata.